Buonasera amici di Unimilano, vediamo come sono andate le sfide di questa sera del Unileague Girone A fra Olimpiagoz e Scrotone, con l'Olimpiagoz che deve difendere la vetta, Team Eno e Honduras, due squadre che ormai pensano solo alla Coppa, e Università in Bari di Nazzo che si sfidano in questo match prestigioso, sembra il Girone A. Una partita nel risultato leggermente beffardo per la prima parte, perché siamo andati sotto, però abbiamo giocato sufficientemente bene da poterci giocare. Poi quando sono iniziati a arrivare altri gol abbiamo perso un po' di morale e è andata a mandare. È stata una buona partita, un avversario ostico, molto fisico, però bene, siamo arrivati, siamo qualificati, forse primi, attendiamo il risultato di là e speriamo di andare il più avanti possibile e ce la possiamo fare. Sicuramente abbiamo sbagliato più sotto porta, abbiamo preso tre gol evitabili, diciamo, però va bene così, dai, alla fine ce la siamo giocata, abbiamo giocato un po' male, però capita. È una partita difficilissima dal punto di vista fisico. Noi soffrivamo di gravi defezioni, devo dire, però i nostri giocatori hanno giocato benissimo. E hanno fatto la nostra punta, il nostro numero 9 ha fatto tre grandissimi gol e siamo felicissimi per questa vittoria, bravissimi gli avversari.
Purtroppo oggi abbiamo sbagliato troppe occasioni, non abbiamo giocato da squadra per tutto il primo tempo e è andata così, ora terza girone finale, siamo passati e cercheremo di fare sicuramente meglio e possiamo fare sicuramente meglio. Siamo una buona squadra, tutti bravi. Conoscevamo gli universitari, avevamo perso perché all'andata perché non avevamo giusto i top player. Siamo venuti qua per vincere, vinto 4-2, mani basse, no, 4-1. Non ha visto la palla e la profezia è si avvera nelle fasi finali poi.